Ragazzi, ciao! Oggi giornata uggiosa, cappello, tempo da neve e sono a Ruda. Ruda è un paesino qui del Friuli, vicino a Trieste, circa 40 minuti. E anche se Daniele e la sua ragazza non sono in casa, ti faccio vedere adesso il po' di ristrutturazione che stanno facendo. Questa è l'abitazione in un posto veramente bello. Mi piacerebbe venire qua in primavera, ma torno in primavera e in estate perché il posto veramente merita. E ti faccio vedere il lavoro con biomassa complessa, con caldaia legna, solare termico, ma quello che vedrai forse ti potrà interessare nel momento in cui anche tu stai facendo una ristrutturazione importante di casa. Per importante intendo proprio, vieni a vedere, ok? Prima però mettici un like e fammi sapere nei commenti, mi pulisco le scarpe, se questo video ti piace. Ciao! Oggi partner nuovi, siamo con Brian e Stefano, che è il telefono. Dopo ti faccio raccontare un po' di storie da Stefano. Eccola qua. Quindi caldaia legna, fiamma inversa, puffer 2. Dopo ti vado a spiegare perché di puffer. Prima ti spiegavo di una ristrutturazione importante. Perché? Perché la casa è veramente bella. Quello che sta facendo qui Daniele è riattivare o rigenerare o ripristinare o far da zero un impianto di riscaldamento. Qui si farà tutto quanto impianto ad alta temperatura, gestito da un idraulico di Daniele. Qui vedi tutta la parte di collettori, mandata e ritorno per quello che riguarda l'acqua tecnica. Passa tutto quanto in pavimento, poi verrà massettato, quindi verrà fatto il massetto e quindi piastrellato. Daniele e la sua ragazza hanno deciso di mantenere tutta quanta impianti ad alta temperatura, siccome la zona è comunque, stiamo parlando di Friuli, quindi zona un po' freschetta, la batteria di radiatori, come vedi, è una batteria correttamente dimensionata, allettata, e questi producono veramente tanto. Un altro giro per la casa, Daniele, stai facendo veramente un ottimo lavoro. Qui poi sono predisposti altri stacchi per un altro radiatore, lì un altro, quello verrà tolto, e la casa, se oggi è così, vedremo tra un po' di mesi come verrà fuori. Ma ho come la sensazione che Daniele stai facendo un gran lavoro, probabilmente coordinato anche dalla tua ragazza, perché in genere questi lavori qua le donne sono anche più brave degli uomini, parlo per esperienza personale. Altro stacco, e qui Daniele, anche se avevi la possibilità di decidere tra pellet e legna, hai deciso di installare una caldaia legna. Perché? Me lo dirai te quando ci troveremo. Un particolare che ti faccio vedere, centralina solare, eccola qua, il gruppo di centralina, composto da centralina, scusami, stazione solare, circolatore della Vilo, valvola di sicurezza e poi valvola di, misuratore di pressione, misuratore di temperatura, e questo è il misuratore di pressione. Qui si è deciso con il partner, che poi eseguì tutta la serie di sopralluoghi, di usare una doppia parete e monoparete nella parte interna, e questo perché, lo sai, per evitare tutte le problematiche in relazione alla condensa, al tiraggio e poi al rendimento della caldaia. Adesso però due parole con Stefano e vediamo. Guarda qua, lavori Villa Luce, grande Daniele. Si vede che Daniele probabilmente lavora in un comparto dove tutte le cose vengono schematizzate. Ok, allora, Thermospeed. Se hai bisogno di qualcosa, chiama pure Thermospeed. Due parole, Stefano? Sì. Come sta andando? Ma abbiamo iniziato a fare il lavoro oggi, dopo aver posizionato la caldaia e i puffer. Iniziamo a preparare tutte le tubazioni e poi sarà da fare i pannelli solari, la nuova canna fumaria da intubare tutto, e poi si procederà con il collaudo finale una volta caricato tutto quanto. Top. Bene, ti faccio vedere, anche se già la conosci, caldaia legna fiamma inversa. Qua si è sfruttata, o meglio si è scelto una caldaia legna professionale, come vedi, al di là che adesso è piena di quello che poi verrà appeso un po' al muro. Il vano della caldaia è sempre molto grande, le bandelle laterali rimovibili, il che è sempre importante su questa tipologia di caldaie, anche se non ci sarà condensa o relativamente poca, però è sempre meglio prevedere che negli anni, visto che all'interno
della camera di combustione si arrivano a parecchi gradi, che l'interno si possa essere removibile. In questo caso si è deciso di utilizzare due puffer, no Stefano? Sì. Uno di acqua tecnica, l'altro anche acqua tecnica con aggiunta di un serpentino per il soleare e l'acqua creata istantaneamente. Perfetto, ha ragione Stefano, sicché quello è un puffer dove ci sarà l'acqua tecnica, lo spiralato in acciaio inox per la produzione istantanea dell'acqua sanitaria, quello invece è un altro puffer o un bollitore solo ed esclusivamente per l'acqua tecnica. Con le caldaie a legna c'è bisogno di parecchio volume tecnico. Poi parlavo prima con Stefano, metterà due saracinesche per escludere un puffer rispetto all'altro, perché nel periodo da primavera ad autunno, con l'utilizzo del solare termico, abbiamo solamente gli 800 litri da riscaldare. Però se l'estate pompa, c'è la possibilità anche di scaricare parte della potenza anche nel secondo serbatoio. Qui è vero, siamo lavori appena iniziati, però tutto quanto sta procedendo bene. Sonda lambda, lo scarico, poi verrà fatto un giro fumi e si innesterà sulla canna fumaria che c'è qui sopra. Una cosa importante di queste caldaie è che la mandata è posizionata nella parte alta della caldaia. Questo perché non si sa mai, ma in qualsiasi caso, se dovesse esserci problemi, manca la corrente o d'altro e la caldaia magari ha bisogno di sfogare la sua potenza, per convenzione naturale porterà la mandata, richiama sull'acqua calda e poi andrà a scaricarsi in questo puffer. Sono già un po' segnate tutti quanti i vari attacchi. Qui ve ne è stata l'acqua fredda, poi ci sarà il collegamento del solare 1 e 2, quindi mandata e poi ritorno, il ritorno del riscaldamento come vedi, e poi mandata e riscaldamento e la parte della caldaia. Ok, mi sembra che tutto stia procedendo bene. Ti faccio solo vedere gli spazi. Gli spazi non sono grandissimi, però Stefano e anche, non mi ricordo il nome, Brian, ce la faranno? Sì, okay, boh. Ce la faremo, come sempre. Ecco, top. Bene, ultime considerazioni in macchina. Ciao ragazzi e grazie. Ciao. Pensavi di esserti liberato di noi. Ti faccio vedere come filettano a mano un tubo in ferro zincato. Ottimo. Brian, qualche avvertenza particolare quando si filetta? Non mettete mai le mani in mezzo. Altrimenti. E lubrificare bene soprattutto. Ottimo. Sei alle prese con cosa, Stefano? Con il tubo di mandata dalla caldaia che andrà a inserirsi nel primo puffer e sarà da fare prima la diramazione per circolatore e gruppo anticondensa miscelatrice. Perfetto, bene. Adesso aspetta un po', vediamo se riesco a farti vedere questa parte importante. Tu lo sai che qualsiasi caldaia a pellet o legna, qualsiasi di una certa tipologia, ha sempre bisogno di un gruppo di miscelazione e di questo proprio per non creare la condensa all'interno della caldaia. Quindi ci sarà un circolatore e una valvola che sotto certe temperature non andrà a scaricarsi nel puffer, sopra certe temperature sì, più o meno i 55 gradi, questo proprio per evitare condensa all'interno della macchina, molto importante. Ci sono invece altre caldaie che non utilizzano questa tipologia di lavorazione, magari hanno l'anticondensa interna oppure hanno un concetto diverso, però l'importante è che siano macchine professionali e che ti diano la certezza della non formazione di condensa all'interno della macchina, perché potrebbe causare qualche piccolo problema. Quale? Altra fase delicata, dopo aver creato il filetto, si mette la canapa. Sarà un po' poca. Perché canapa e non teflon? Brian? Chiedetelo a Stefano. Perché canapa e non teflon? Perché
è ancora lo strumento più adatto per la questione delle lavorazioni con l'acqua. Giusto. Poi con acqua calda e tutto, non abbiamo dilatazioni termiche, non abbiamo problemi di spandimento. Corretto. È una domanda che spesso la faccio, perché in tanti invece, cioè, perché me la riproponete spesso, Teflon a canapa, quindi Teflon solo sul gas e neanche GPL. GPL. Ottimo, mi raccomando, pretendilo anche tu dal tuo installatore. E pretendi di avere un installatore come Brian, guarda che bravo. Mamma che mia. Ma che arte, tra un po' mi spacca il tubo in testa. No.